Ciao. Prego. Salve mister, nella gara a Pagani che cos'è che le è piaciuto di più dei suoi ragazzi e se c'è qualcosa che le è piaciuto un pochino meno? Quello che mi è piaciuto sono i risultati, 3 punti. Per il resto sapevamo che era una partita difficile su un campo brutto dove non si stava in piedi. Quindi il primo tempo non bene perché ci siamo adeguati ai ritmi loro, giocando come era giusto fare con lanci lunghi perché era difficile poter giocare. Nel secondo tempo siamo scesi in campo con una mentalità diversa, con la voglia di portare a casa 3 punti importanti e sul come abbiamo raggiunto l'obiettivo di fare gol abbiamo gestito la partita. Però non è stato come avevo detto in settimana, era difficile giocare bene ed era difficile anche portare a casa su un campo del genere il risultato pieno. L'abbiamo fatto e sono contento. L'occhiata generale al campionato, a parte le prime due che mi sembra che siano un momento un po' di crisi, perché Perugia l'ho visto venerdì, giocava male, giocava di bene col Benevento, in funzione ha perso al Pontedera, però le altre, dalla terza diciamo in giù, dirette con tendenti, quelle che inseguono tutte le domeniche vincono, per male si dice anche noi, per cui che momento è nel campionato questo? Beh, un momento particolare perché là davanti assieme a quelle due si è fatta avanti il Lecce, quindi potrebbe anche essere un gioco a tre. Noi dobbiamo cercare di fare il nostro campionato per cercare di mantenere la posizione in classifica e cercare anche di raggiungere chi ora ci sta davanti di 3 o 4 punti. Quello è l'obiettivo, è normale, è difficile, però l'obiettivo è questo e dobbiamo portarlo a termine. Delle inseguitrici qual è quella che la inseguisce di più o quali al plurale? Ma adesso è difficile parlare, che poi alla fine, alle ultime giornate, si possono fare si può cercare di capire su quale squadra andare a puntare e andare ad affrontare. Ora è difficile perché c'è anche il Grosseto che laggiù e per il momento non è nei playoff, ma il Grosseto è una squadra che nei playoff sicuramente arriverà. Quindi l'obiettivo primario è cercare di affrontare la squadra meno forte nello scontro diretto. Poi è normale, se si vuole raggiungere l'obiettivo bisogna vincere contro chiunque poi nei playoff. L'importante è la prima partita, poi le altre andate e ritorno te la giochi alla pari. Hai detto le settimane scorse lavoriamo per essere diciamo al top nella fase finale del campionato e per i playoff, per ora è stato un po' un crescendo della tua squadra, a che punto siamo rispetto al percorso che hai impostato? A che punto siamo? Siamo in fase di crescita, siamo un 70-80%, anche perché non è che sto lavorando tutte le settimane con la rosa al completo, ogni settimana ne ho fuori 4-5 per influenze, anche oggi ne ho fuori altri 4. Quindi oggi manca Cia, Rozio, Favasulli, Proveder, forte nazionale, quindi si lavora sempre con 5-6 elementi in meno e si prepara non bene la partita. Cia e Proveder influenza? Sì, anche Rozio l'influenza. E riguardo alle condizioni di Favasulli invece? Di Favasulli bisogna fare un'ecografia e vedere a che punto è, ma credo che ancora per una settimana o due starà ancora fuori. Col Gubbio però un avversario sicuramente più forte rispetto alla Paganese, però troviamo un avversario che giocherà ovviamente per distruggere non certamente la partita aperta che ha fatto il Perugia. Che difficoltà ci sono per il Pisa contro avversari che si chiudono, che tendono a chiudersi e a ripartire probabilmente? Beh, le difficoltà ci sono in tutte le partite. Col Gubbio sarà una partita dove per loro credo che sia una partita
non dico l'ultima spiaggia per cercare di raggiungere i playoff, però loro faranno la partita della vita, affronteranno una squadra che sta bene, una squadra che ultimamente sta ottenendo risultato contro squadre importanti, quindi è una partita di prestigio, però noi dobbiamo prepararci bene perché bisogna riscattare prima la sconfitta dell'andata e secondo dare continuità a quello che si è fatto in queste settimane. Pensati, Barfè e Crescenzi, che erano quelli un po' riacciaccati della settimana scorsa, diciamo. Crescenzi non l'ho voluto rischiare su quel campo, perché farlo giocare e poi tenerlo fuori 4-5 settimane non è bello. Su un campo del genere, uno che arriva da un problema muscolare è meglio che stia a riposo. Parfait durante la settimana era quello che, tra quelli acciaccati, era quello che aveva recuperato un po' meglio rispetto agli altri, l'ho messo dentro, però si vedeva che soffriva. E a un certo punto ho preferito giocare con un attaccante in più e un centrocampista in meno per cercare di vincere la partita. Tutte e due però per i pubblici sono a disposizione? Sì, sì, a disposizione. Fino a domenica sì, dovrei averli tutti a disposizione se non succede qualcosa, però averli venerdì è una cosa, averli martedì è un altro. Da martedì si prepara già la partita, chi arriva che si allena venerdì o giovedì e salta gli allenamenti più importanti per preparare una partita, è normale che poi faccia fatica in campo. Ti chiedevo proprio i Crescenzi e perché loro, diciamo, i problemi della settimana scorsa sono superati, ci sono? No, i problemi della settimana scorsa sono superati e ora si devono allenare bene per riprendersi il posto da titolare, anche perché chi ha giocato ha fatto bene e va anche, bisogna anche vedere questo. È tutto? Visto questo assetto ormai portato avanti da qualche partita, pare si stia rivelando molto produttivo anche in trasferta, la squadra sembra aver trovato un buon equilibrio, come anche il modo di stare in campo. Trovato un buon equilibrio, però questo è un assetto che stiamo usando ora, poi può darsi anche più avanti che cambieremo qualcosa, anche perché per il momento, come ho detto prima, per infortuni e squalifiche non ho mai avuto tutti i difensori a disposizione, quindi ogni settimana c'è sempre chi sta male o chi è squalificato. Speriamo che finiscano queste trasqualifiche e infortuni in modo tale che si possa lavorare su due difese, sia a 3 che a 4. Però la difesa a 4, credo che la squadra con la difesa a 4 stia facendo meglio. Senti, Arma, hai trovato abbastanza con costanza la via del gol nelle ultime partite? Rispetto a quando sei arrivato, trovi un giocatore un pochino più in forma oppure si tratta soltanto di, insomma, circostanze, anche un pochino di fortuna che per gli attaccanti è importantissimo? La fortuna ci vuole sempre, però rispetto a prima, ma questo lo noto anche lui, arrivano più palle, ha più occasione da gol. Anche domenica ha avuto due occasioni per portare la squadra in vantaggio, in due occasioni. Purtroppo alla prima l'ha tirata fuori, la seconda non l'ha neanche sfiorata, che l'ha vista all'ultimo, però ha fatto gol sul rigore, quindi per un attaccante quando fa gol già ha raggiunto il suo obiettivo. Io sono del parere che un attaccante che ha 3 o 4 palle gol a partita vuol dire che la squadra lavora bene. Ti chiedo di CIA in Napoli, che erano insieme a Giovinco, insomma, due dei tre giocatori che quando sei arrivato erano un po' quelli che dovevi provare a recuperare mentalmente. Napoli, diciamo, le ultime due partite No, sono d'accordo, sono giocatori che più che altro che recuperare si stanno liberando anche mentalmente di quello che facevano prima. Ora là davanti hanno più libertà di muoversi. Cia, dopo quasi un mese
sono arrivato io che era squalificato, c'aveva due o tre giornate di squalifica, poi l'ho cercato di trovare un ruolo importante, stavo valutando dove poterlo inserire perché Cia per me è un giocatore titolare, non è una riserva, ma no, non togliendo niente a nessuno, per me è un giocatore importante, come sono arrivata la prima cosa che ho chiesto di non metterlo sul mercato perché sapevo che non so se era lui che aveva fatto la richiesta di andare via o lo volevano dar via, la prima richiesta che ho fatto io è di lasciarlo qua, è un ragazzo in cui credo, è un ragazzo che può giocare sia da seconda punta, da centrocampista, da esterno, uno bravo tecnicamente, calcia bene i calci piazzati, quindi per noi è un'arma in più, è un acquisto di gennaio in più. Lo stesso tipo di lavoro è più difficile con Giovinco? Purtroppo con Giovinco non è che è più difficile, lui ci mette il massimo dell'impegno durante la settimana, però finché non arrivano i campi buoni per un trequartista come lui e Bollino è difficile, perché giocare su campi dove non si sta in piedi e dove non si può fare la giocata nell'uno contro uno è difficile inserire un trequartista, quindi bisogna aspettare, dare tempo, e come arriveranno le belle giornate dove la domenica c'è il campo buono, questi saranno sicuramente elementi che ci daranno una grossa mano in campo. Anche domenica non ho potuto usare né lui né Bollino, ma non perché non meritavano, ma per il campo. Siamo a posto, qualcos'altro? Programma normale della preparazione, ormai si è realizzato. Sì, pomeriggio, domani mattina, giovedì mattina, venerdì mattina e pomeriggio e sabato mattina. Il doppio è venerdì. Grazie.